Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati in Correre per Sport, una puntata zeppa di novità. Due belle le novità, due novità. Andiamo a presentare il nuovo referente WISP regionale per l'atletica, Franco Schiazza. Franco, Buongiorno, bentornato. grazie, grazie A Roberto, volte grazie. si torna, come si suol dire. Sì, diciamo la vita è fatta così, E si esce e si ritorna e si esce dalla porta, si si rientra dalla rientra dalla finestra finestra, oppure o o viceversa. viceversa. Buonasera, ben arrivato. Renato Menna, ti trovo in perfetta forma e ci fa piacere non solo a me, ma credo a tutto il mondo del podismo. Parlerai oggi di una manifestazione importante che ci sarà da Tessa per commemorare, per ricordare un grande amico di tutti noi, ovviamente Duilio Fornarola. E poi, a distanza di 20 anni, c'è una festa importante. Ricordiamo la vittoria di Mario Fattore, che vinse il suo primo mondiale proprio il 22 di giugno del 2002, 2002. Ben arrivato, cavaliere, tra l'altro. Grazie, sì, grazie Roberto. Innanzitutto porto i saluti del Presidente Massimo Petronio, che non può essere qui per impegni di lavoro. E sì, il 22 giugno alla Tessa ci sarà un evento sportivo unico nel suo genere, perché si inizia la mattina e si va avanti fino a sera, Fino a chiaramente. sera. Fino a sera. Possiamo chiamarla notturna, Duilio Run? Beh sì, la possiamo chiamare notturna perché alle 19 poi alla fine insomma, si andrà avanti fino intorno alle 21 cioè io la chiamerei notturna, insomma abbiamo E qui voluto vediamo proprio. la locandina. Sì. Le notturne sono veramente, Sono veramente affascinanti, hanno fantastiche. qualcosa in più, Sì. io Quest'anno ce ne ritengo sono state diverse, partendo di. prima da Guardia Grele, passando per Lanciano. Dopo Lanciano abbiamo avuto Chieti, dopo Chieti Casalbordino. Sì. Adesso ci sarà la vostra, poi ci sarà Roseto, poi ancora Penne. Veramente. Sì, ho notato che insomma, la notturna ha sempre un certo fascino, un richiamo insomma, di atleti di Certo. iscrizione, tant'è vero che ci sarà la combinata proprio tra la Duilio e la Bucci Memorial, che comunque anche quella è una notturna, E si qui svolgerà forse complimenti per 150. Sì, l'iniziativa che sì. hai avuto per ricordare il Certo. nostro Ripeto, una amico. giornata di sport, interamente di sport, dedicata al podismo abruzzese e nel ricordo di campioni e di eventi che hanno dato lustro sicuramente all'Abruzzo attraverso atleti abruzzesi. La Duilio Run quest'anno l'abbiamo voluto riportare in paese, dove è giusto che si faccia. Dopo 2 anni, 3 anni di esperienza a Val di Sangro, probabilmente torneremo anche giù alla valle, ma abbiamo voluto riportarlo in paese per far rivivere il paese, insomma. Beh, lui che tra l'altro che in un modo incredibile amava la sua Esatto, Tessa, esatto, esatto. tanto. Tra l'altro abbiamo anche studiato un percorso che piacciono ai buddisti, perché sappiamo benissimo che i buddisti preferiscono insomma, quei percorsi non molto nervosi, dove non ci siano delle salite o dei cambiamenti improvvisi, quindi abbiamo disegnato un percorso per la Duilio Run adatto, dove è quasi tutto pianeggiante, una discesa iniziale, i primi 5 km è discesa e pianeggiante. Dopodiché c'è una piccola salita, poi si torna in centro storico e poi di nuovo una piccola salita e si arriva in Piazza Garibaldi. Quindi un percorso veramente adatto a tutti, pianeggiante, che sono sicuro che piacerà. Ci torneremo tra poco, Franco, tu sicuramente ci sarai alla 6.30.6.6.34 che sarebbero che è l'ora il Il tempo che tempo, impiegò sì. Mario Fattore a conquistare il suo titolo mondiale andando sotto ai 4 a chilometro tra l'altro Beh, per 100 tra chilometri. l'altro, da quello che so io, è stato il record italiano di allora Sì, sulla 100 km, è stato veramente un grande tempo, un Grande, grandissimo grande tempo. Mario. Tra l'altro con una nazionale fortissima e che io non l'ho vissuto, però chiaramente studiando l'evento mi dicono che fosse una nazionale formata da abruzzesi. Assolutamente. L'80% erano atleti Dove Enrico abruzzesi. Vidilè che Sì, organizza Enrico questo evento, Vidanese diciamo che ha avuto quest'idea quest'idea di far rinascere, di ricordare questa. faceva parte. Tant'è che la 6 ore sarà 6 ore, 34 minuti e 23 secondi durerà la gara, Qui vediamo chiaramente. le E l'idea è immagini. stata di Vidilei, che chiaramente ci ha contattato come Lupi d'Abruzzo per il supporto tecnico e per. Abbiamo un vostro video, se non sbaglio. Sì, esattamente, sì, il nostro video dove presentiamo la gara, qui in questo caso presentiamo la Duilio Run e poi c'è anche la presentazione del Fattore Day, proprio una giornata di sport, ripeto, unica nel suo genere che sicuramente vuole anche ricordare i campioni abruzzesi del podismo, eventi e campione, come ho detto prima. Diciamo io ci sarò
farò del mio meglio. Non potevo dire di no a Mario, ma soprattutto pure in Enrico. In doppia veste ci sarà. In doppia veste, insomma. Non so i chilometri che farò. Non sto proprio bene fisicamente, quindi ho avuto dei problemi. Però non potevo non dire di no. Poi ci sta Massimo Petroni. Ma se sta bene Renato. I lupi... Quindi diciamo, dobbiamo esserci. A tutte e due le gare, quindi un appello che faccio a tutti i podisti abruzzesi, anche per Duilio. Ecco, non vi stancate troppo, perché la mattina dopo c'è un'altra manifestazione dove non si può mancare, sulle tracce. Tra sulle l'altro tracce. Di Danilo Tomei, che è un amico pure lui. Franco, allora. Sei tornato in trasmissione, ti vediamo con una divisa della WISP, perché ci sono stati dei cambiamenti, delle rivoluzioni nell'ambito tecnico, ma soprattutto nel settore atletica, dico bene? Diciamo, tutto questo tempo di riflessione è per creare una squadra, diciamo, adatta, diciamo... E duratura, speriamo. E duratura, speriamo, questo non si può sapere, quindi... vorrei proprio presentare in veste di responsabile atletica leggera WISP Abruzzo e Molise proprio la squadra, quindi diciamo partiamo di quelli che sono più a contatto con me, i coordinatori tecnici di lavoro. Sulla strada e sulla pista ci sta Miriam Bellanza, Massimo Petronio e Cristian Leopardi. Hai visto Massimo, hai citato poc'anzi come presidente, anche fa parte anche del direttivo, del responsabile WISP. Ultra Trail, Trail, Cristian e io, tra l'altro io sono anche referente del Trail, dell'aiuta, quindi ci sto dentro pure io. Ultra Strada, Abruzzo e Molise, sempre pure io, Massimo Petronio e Cristian Leopardi. Settore giovanile, Miriam insieme a Massimo Petronio, che c'ha un grosso settore giovanile. Assolutamente sì. E anche Diciano Florenzo. I Lupacchiotti. Diciano Fiorenzo, che starà insieme a loro. Chiaramente la coordinatrice sarà Miriam. Il cammino, il Nord Walking, dobbiamo ancora decidere chi sarà, perché vorrei dare una certa importanza anche ai camminatori, però lo vediamo in seguito. Poi la cosa più importante, al mio fianco, sia nel circuito Corri l'Abruzzo, e responsabile dei giudici ci sarà Ervana Cetrano, quindi è un ritorno che io l'ho voluta, insomma, al mio fianco, perché aveva ben fatto tantissimi anni fa. Poi sulle classifiche e sulle statistiche di Corri l'Abruzzo ci sarà Graziano Edilizio, circuito Corri Master, Corri Marsica, scusa, non Corri Master, Corri Marsica ci sarà Leopardi e Taglieri. I volantini, non solo il controllo dei volantini, perché è riduttivo, insomma, la figura è di Franco Giurastante, che diciamo rientra anche lui nel discorso, in questo discorso. Poi la televisione, sempre Ervana Cetrano, tu sarai il conducente, il conduttore delle trasmissioni Correre per Sport, quindi starai con noi. Poi responsabile della comunicazione, Monaco, Massimiliano, addetto stampa Luca Lò, chiaramente Monaco insieme, diciamo, anche a Luca Lò, si occuperà non solo del sito Corri l'Abruzzo WISP, ma anche vogliamo far ripartire Instagram, Facebook, tutto ciò che è collegato alla comunicazione. Poi sulla documentazione normativa, che in questo momento magari c'è bisogno anche di quello, ci sta l'avvocato Taglieri, speriamo bene, io ce la metterò tutto, questa è una grande sfida anche per me. Soprattutto in questo momento. In questo momento che veramente, guarda, mi fanno delle domande, in questo momento c'è una confusione. Cioè accettare pazzesco. In questo momento di difficoltà credo che sia veramente... Quindi magari lo possiamo anche dire, insomma ormai siamo arrivati a un punto che ci vuole il doppio tesseramento, perché per fare le gare FIDAL c'è bisogno della tessera FIDAL. Per fare le gare WISP c'è bisogno della tessera WISP. Quindi, per fine anno ci capiremo. Speriamo che si arriverà una firma, io me lo auguro e ce lo auguriamo tutti. Però in questo momento dobbiamo fare quello che si può fare, senza fare... Ovviamente un grazie particolare ad Alberico e tutto il suo staff per quello che hanno fatto, perché fino alla settimana scorsa era qui in trasmissione. È chiaro, pertanto... è chiaro. Va dato atto per quello che hanno fatto, poi ci proverà. Facciamo un in bocca al lupo al neo presidente, di buon lavoro.
Grazie. Ha iniziato già con la notturna di Casal Bordino. Sicuramente. Insomma, era presente già la notturna. Considerate le capacità di Franco, sicuramente. Che coincidenza. Indovina chi ha vinto la notturna di Casal Bordino? Alberico Di Cecco, che è stato fantastico. Devo dire che sta veramente in forma, perché l'ho visto veramente in grande forma. È arrivato a pochi secondi, esattamente a 30 secondi dal record, tra l'altro. Certo. Ricordiamo che... Che è un ragazzino di 50 anni. Sta vivendo una nuova primavera, insomma, come atleta. Ha battuto atleti come Ciommi, Bisogno, con l'Antonio D'Agostino, certo, Francesco, certo, che aveva vinto la prima e l'ultima edizione, è arrivato in quinta posizione. Bellissima organizzazione, uno scenario incantevole. Eric, insieme al suo piccolo grande gruppo, sta facendo... Devo fare i complimenti a Eric, perché ho visto... Io mo cercherò di starci spesso in queste gare, quando posso, chiaramente. Devo dire che è stata impeccabile, un'organizzazione veramente impeccabile. Eric, vabbè, lo sappiamo, lo conosciamo. E la gara femminile, indovina chi l'ha vinta? Sai che Renato chi l'ha vinta? L'ultima vincitrice del Memorial Antonio Bussi, Antonia Falasca, che ha battuto niente di meno che Annalisa Fitti, che domenica sarà sicuramente, sabato sarà sicuramente alla festa che faremo a Mario Fattore, Fattore Day. E in terza posizione la giovane Maria Chiara Marchetti, quasi poco più di 200 alla competitiva, se ci aggiungiamo tutti i ragazzini alla non competitiva, possiamo dire che è una quinta edizione veramente riuscita, con tanti premi, con ristoro finale, veramente. Hanno ricevuto gli amici della Runners Lanciano, Runners Casal Bordino, grandi apprezzamenti e grandi complimenti. Sapendo che tu sei di Lanciano, mi hai portato fuori binario. No, io ci tengo chiaramente a ricordare la gara dei ragazzi e dei bambini, che sicuramente sarà incastonata tra la fine della 6 ore e l'inizio della 2 Your Run. Ci tengo, e noi lupi ci teniamo in modo particolare, perché curiamo moltissimo il settore giovanile. E tra l'altro per noi è importantissimo, come anche Duilio, poi lui teneva molto ai giovani, affinché i giovani... Poi sarà tutto un evento, dalle 9:30 del mattino fino alle... Perché le premiazioni della 6 ore e 34 minuti ci sarà dalle 16:30 alle 17:00. Alle 17:30 partono i ragazzi. Non solo, ma c'è anche il pasta party per coloro che chiaramente... Non lo dire a tutti. Che correranno alla 6 ore. Ci sarà un pasta party, insomma, curato dall'associazione Alpini, quindi sappiamo che gli alpini, insomma, quando si tratta di fare da mangiare, insomma, sono bravissimi. Sono a proposito, oltre a, ci saranno altre cose da fare durante le 6 ore, ci sarà qualche attrattiva, se no che devono sentire? Sì, la 6 ore è ricavato, il circuito è ricavato. Se no 6 ore sta a sentire solo un tracciato di 1 chilometro, bellissimo, perché il centro città di Atessa, quindi il corso è di Atessa, e quindi in piazza Garibaldi ci sarà uno stand, ci sarà della musica, ci sarà un ristoro ricchissimo, ci sarà della musica che accompagnerà gli atleti per tutto il corso della gara, e quindi sicuramente non si annoieranno. Poi Atessa comunque è bella come città, come centro. E poi la sera della Duilio Run nel cuore di Atessa con il figlio Mario, la figlia Irma, poi con la moglie Anna saranno lì ad accogliere tutti per gli noi, atleti. Per noi è una scommessa, mi auguro che sia una scommessa vincente. Proprio perché crediamo che una giornata di sport così ampia, così ricca, ce la meritiamo, e tutti noi podisti, insomma, abruzzesi, anche per festeggiare, insomma, che il nuovo direttivo WISP con il nuovo presidente, sarà una gara WISP, ricordiamola. Quindi, assolutamente sì, fa parte anche il circuito Corri l'Abruzzo, certo, certo. Quindi per cui ci teniamo a questo. È tutta WISP, come la sarà pure la gara di Fossaceto. Esatto, tra l'altro dicevo la combinata, perché non voglio dimenticare, dico, ti rubo 10 secondi per ricordare il non mai dimenticato Antonio Bucci, che ahimè il periodo Covid in un certo modo ci ha portato via, insomma, quella che è stata. Tra l'altro c'è anche una convenzione tra le due gare, visto che ci sei in mezzo tu. Sì, c'è la combinata, c'è la convenzione, invece di 20 euro, 10 euro, 10 euro, insomma, offriremo una convenzione a 17 euro per partecipare alle due gare. Tutte e due le una due gare. Una birra offerta a tutti. Beh sì, dai, anche per incentivare, insomma, l'iscrizione, la doppia iscrizione, sia una che l'altra gara, tra l'altro. Certo.
Franco, come siamo messi allora? Siamo messi che mo, tra C'è da l'altro lavorare, c'è da come si lavorare, suol dire, hai è voluto la veramente bicicletta, mo roba, pedala. è una grossa sfida. Ci ho pensato bene, però non potevo dire di no, perché soprattutto in questa situazione complicata che i presidenti, devo dire, ma anche tutti gli atleti stanno in difficoltà. Per noi amatori, insomma, questa situazione non è bella in modo generale, senza dare colpi a nessuno. È una situazione particolare e appunto per questo volevamo farla venerdì, la riunione con tutti i presidenti. Siccome c'è la gara di Duilio, cerchiamo di farla o lunedì o martedì prossimo, convocando tutti i presidenti per cercare di sentirci un attimino e di spiegare cosa dobbiamo fare e come ci dobbiamo comportare. Più di quello non si può fare, poi ognuno è E libero. speriamo che arrivi un po' di Sì, arrivo chiarezza. un po' di chiarezza, però intanto dobbiamo fare quello che in questo momento si può fare, Certo. senza fare cose strane, cioè in questo momento ci sono delle regole che vanno rispettate. Poi se arriva la firma, magari ridiventerà tutto come prima. Io me lo auguro chiaramente da sportivo soprattutto, da amatore che sono, però se non arriva bisogna fare quello che si può fare in tutti i modi per non sbagliare. Quindi Ieri sei stato alla Corrimusiano, sì, seconda Corrimusiano, devo dire che come gara edizione, una settantina con una esattezza. settantina di persone, è una gara che devo dire che per l'organizzazione, per quello che ho visto, Organizzata dalla Teramo Eventi. può crescere, chiaramente bisogna lavorarci, bisogna lavorarci. Perché Siamo solo alla seconda edizione, quindi presupposti ci i sono. presupposti ci sono, ho visto gran voglia di fare, quindi i presupposti ci sono e speriamo bene. Ha vinto Francesco Cacciatore della Passologico, in seconda posizione Marco Magrini e poi ancora a seguire Lorenzo Pecorale, atleta dell'Amatori Teramo, Ion Angel in quinta posizione, Moreno Eduardo. Al femminile la lotta tra le due Monaca Foglia che va a vincere su Monica Pecorari in seconda posizione, l'Adriatico Team Polisportiva e poi ancora Cristina Coccia, De Pamphlis Chiara. Di alcuni non posso dire il nome della società, come ben sappiamo, De Chiara De Panfis Atletica Valtavo e Monica Mancini, Runners Pescara, una manifestazione che può crescere, Può forse da crescere. cambiare l'orario, i Magari, chilometri. però devo dire che poi alla fine ieri non faceva tanto caldo, quindi alla fine, perché era un po' ventilato, insomma, si sono salvati gli atleti. Magari qualche chilometro in meno, io lo porterei sui 10 km, Beh, 14 km e considerando insomma mezzo. che purtroppo ci sono tante gare, magari 2 km in meno magari fa la differenza pure di numeri di persone che possono partecipare. Poi l'altra cosa, Robè, che voglio dire, qua in molti sono convinti che partecipando al circuito, che il circuito possa portare atleti. Sì, magari un po' è così, però rimaniamo sempre dell'idea che l'organizzatore fa la gara. Ah, E certo. magari lo abbiamo visto, io non voglio farmi il gran sasso, io non faccio pubblicità, eppure E c'ho 500 devi persone. bloccare le E c'ho in iscrizioni. Certo. mezzo delle gare, diciamo, in concomitanza, però va da sola. Stessa cosa abbiamo visto Ecco, Chieti. Chieti, Chieti giovedì, perché di giovedì, perché Chieti 375 arrivati solamente alla competitiva? Ci sarà un perché, perché. Ma diciamo anche Eric è Prego. andato Io bene, pure la. sono d'accordo con Franco perché io credo che lo studio sia importante in questo caso, cioè lo studio è lavorare sulla statistica delle gare Certo. precedenti. Io personalmente ho voluto fortemente anticipare la Duilio Run e toglierla dal periodo agostano, di agosto, perché era incastonato dal 1° al 15 agosto dove c'erano decine e decine di Poi l'anno gare scorso siete e stati qualcuno di proprio. noi chiaramente lamentava un calo di L'anno presenze. scorso l'avete fatto il giorno prima della Esatto, Emiliano Cotugno, chiaramente si insomma. lamentava, come abbiamo Certo. vissuto un calo di presenza nel corso degli Certo. anni, quindi anticiparla, io ho voluto fortemente anticiparla,
tornare su in paese proprio per coinvolgere un po' tutti, per far tornare gli atleti, come dice Fred, il fatto di far tornare gli atleti, cercare di studiare e di lavorare in questo proposito qui, cioè cercare di far tornare gli atleti e poi fare pubblicità, lavorare. E io mi auguro che si torni agli anni di 2018-2019, dove anche dalla provincia di Teramo, dalla provincia di Pescara scendino da noi a correre e viceversa, noi possiamo andare a correre le gare. E sabato grosse concomitanze non ce ne sono, il giorno dopo c'è la sulle tracce del lupo, ma è un'altra tipologia di gara, lì veramente chi certo, ama certo. Un percorso molto molto particolare. Eravamo a parlare di Chieti, grande successo, 375 gli arrivati alla competitiva, aggiungiamoci tutti quelli alla non competitiva, e molti non hanno ritirato il pettorale perché un'ora prima diluviava a Chieti, e qualcuno che doveva partire probabilmente si è guardato bene. Ha vinto un altro giovane atleta, 47-48 gli anni per lui, Fiorenzo Mariani, che gareggia per la Dynamic società pugliese di Bari, lui che viene da Tocco da Casauri, e tra poco ci sarà anche la notturna toccolana il 13 di luglio su Pardola Serra, che gareggia per l'Atletica Alessandria, atleta molisano, e poi cacciatore Francesco in terza, in quarta troviamo Cesare Ciommi e Luca Pirani in quinta posizione, una classifica importante per una gara importante al femminile, la giovanissima atleta non ancora maggiorenne Giulia D'Alessandro della TTC Chieti che ha vinto su Sara Di Prinzio in seconda posizione, Zoe Pretara che veniva data come favorita, ha avuto qualche difficoltà, qualche problema fisico, è arrivata in terza posizione davanti alla mamma Lorella Buzzelli che conquista la quarta piazza. In quinta posizione ritroviamo di nuovo Monica Pecorari, che dicevamo dell'Adriatico Team Polisportiva, che ci sta prendendo gusto, sta migliorando sempre più, anche perché nella domenica prima era andata fortissima anche su una gara che si svolge al Ceppo, organizzazione Amatori Teramo e Atletica Gran Sasso. Franco, piatto ricco mi ci ficco, adesso con l'estate partiremo alla grandissima, sin dopo a testa ci sarà la notturna di Roseto, dopo Roseto la notturna di Penne, poi ci fermeremo per il mese di giugno, ma è un luglio importantissimo. Ultimi appelli, cavalier Renato? Ma appello innanzitutto al Signore che sia una bella giornata e quindi speriamo che non faccia caldo, perché le previsioni danno 40 gradi fino a venerdì e poi dovrebbe migliorare, perché sennò ti fa la 6 ore. Io spero è un po' duretto. Che non sia una di quelle giornate di fuoco, che sia insomma bello come tempo ma fresco, voglio dire. Magari gli facciamo mettere qualche doccia. Ma quello di sicuro, abbiamo già pensato. Grazie Franco. Grazie a te Roberto. Bentornato. L'unica cosa voglio dire a tutti i presidenti, prima di incontrarci, per qualsiasi problematica, il referente attualmente sono io e anche Ervana Cetrano. Beh, grazie Franco. Renato, grazie, in bocca al lupo, te, soprattutto per la gara della vita che stai affrontando. Che sto affrontando. Ma con il sorriso e con la tua tenacia, assolutamente andremo avanti. Grazie a Claudio e alla regia, come sempre a voi per l'ospitalità e la WISP per l'opportunità. Buona serata. Song ever. It was your best song ever.